Vediamo un po' com'è questa salita. Sono partito da Susa, sono arrivato qua a Monpantero e niente, mi aspettano i 3000 metri di dislivello per arrivare ai 3500 del Rocciamelone. Ho passato i 1000 metri adesso, quindi vuol dire che ho fatto circa 500 metri, mancano 2500, e questo è il bellissimo panorama verso Susa. Ho appena raggiunto la parte di bosco che era bruciata 4-5 anni fa, come potete vedere. Mette un po' di tristezza. Un'ora e 35 e sono al Truk. Oh mamma, lo vedo, il Rocciamelone. Sono praticamente all'altezza del parcheggio, penso. Ho perso il sentiero, perché in effetti qua non c'è un vero sentiero. E anche se te lo segno, però di qua non ci passa nessuno, a quanto pare. Ci sono dei rami. Non ci passa nessuno perché sale di 500 metri in un chilometro sta parte qua, è devastante. È la parte penso che facciano nel Bay Cup 3 la gara da Susa a Rocciamelone, però ora ho scoperto che non passa da qua il sentiero, però vabbè, saliamo di qua seguendo il GPS. 2 ore 13, sono 2100 metri. Ho preso il sentiero dei Bay Cup 3 e minchia, non si ha un'idea di quanto salga sto sentiero, è una roba assurda. E guardate qua però, sono sopra le nuvole. Sono a 2003 e niente, mi sto riportando sul sentiero perché non è fattibile fare il taglio da qua. Non si ha idea di quanto sale, è davvero una roba immane. Quindi sono salito 300 metri, ma no, fino al Cadasti di qua non ce la faccio e niente, non lo sapevo. Ora mi riporto sul sentiero, l'allungo un po' e vabbè. È dura. Ecco lì la vetta. Finalmente si vede. Sono a 2550, è passato 3 orette da quando sono partito, quindi vuol dire che sono a 2000 metri e passa di dislivello fatto e mancano gli ultimi 1000. Rifugio la riposa e il mare di nubi. Sono quasi a 2007. Si alza un po' di vento, quindi adesso mi metto una maglia.
il cadastro più vicino. Mi ero prefissato di metterci meno di 5 ore, non so, in ogni caso mi sta piacendo un casino questo sentiero, e tanto basta arrivare in qualunque tempo, quindi penso che al cadasti mi prenderò una bella pausetta e poi riparto con calma. Sono al cadasti, 3 ore e 40, compreso le pause. Mamma mia, salita fantastica, però mortale. Sono 3.000 e quindi non vuol dire solo che ho già fatto 2.500 metri, ne manco 500, ma anche che ho raggiunto i 3.000 per la prima volta dopo praticamente quasi 2 anni. Tra un motivo e un altro non ero mai stato sopra questa quota negli ultimi 2 anni e quindi è bello aver tagliato nel prato sotto quelle per il sentiero del Bay K3. Mi ha proprio distrutto a salire su dal cadasti. Ora ho fatto 20 minuti di pausa, sono partito dal cadasti in teoria intorno a 3 ore e 50 qualcosa e niente, ora si va su. Ero passata. Sono sulla roccia minore. La discesa e niente, lì c'è la croce di ferro, si va con calma perché le ginocchia sono abbastanza logore. Poi io ho anche avuto quel problema a tendini quest'inverno, quindi molto con calma. Sopra in cima è arrivato davvero un vento assurdo e si girava, sarei voluto stare un pochino di più ma tanto si vedeva poco e faceva freddo, quindi sono sceso.